Amici dell'edicola di Mister Piero Gatto all'antica, salvo Sorci. Ritorniamo a Canale 8 dopo questa assenza, diciamo, per motivi lavorativi, quindi abbiamo avuto un casino di cose da fare. Ormai siamo delle star a livello internazionale, purtroppo. Sì, sì. Ci chiamo tutti ovunque, i rioni, Zen, Borgonovo, tutti i rioni internazionali di Palermo ci seguono e ci amano e vogliono la nostra presenza. Infatti adesso tipo organizzeremo tornei pure a Bangkok, fra poco. Sì, sì, proprio di bancarelle, tutte cose. Mercatini e tutto il Salvo. Resto. Salvo, ah, dai. Stringiamo dai, col dai, sugo, dai. Stringiamo col sugo. E, mister, ci sono due partite di cui parlare, soprattutto sono due finali importanti. Abbiamo due cose veramente... lo sai cos'è? Mi sta cominciando a venire un po' di tristezza. Tristezza? Perché a nascere prima di quattro, poi di uno, poi di che cosa va a parlare poi? Ci mancherà... Ci mancherà questi incontri, queste cose. Perché e ci inventeremo qualcosa. Ma ti ricordi quando incominciamo, parlavamo, il girone A, la promozione. Olè. Ci sono due partite, vabbè. E infatti tipo, i personaggi adesso ci vanno lasciando. Ci vanno lasciando. Dopo i Pidemo sono passati. Gli ultimi, diciamo, gli ultimi personaggi che abbiamo perso sono stati gli amici di Marsala ieri. Noi abbiamo fatto se ci avete seguito, la pagina dell'edicolo, comunque sia sì, il profilo del Calcio di Sicilia. Abbiamo documentato in prima persona il pre-gara di questa finalissima che, mister, allora sicuramente se noi parliamo di un livello di gioco entusiasmante, non c'è stato. Però non era importante, diciamo, il gioco, ma il risultato in partita di questo tipo. Ma infatti no, ma a prescindere da questo abbiamo assistito a una partita che intanto è iniziato in una maniera molto toccante per il ricordo del piccolo Giampiero. È stata veramente una cosa molto emozionante. C'era la famiglia, quindi c'è stato un grosso applauso, tutta la borgata di Partanna, Mondello, tutti gli amici di Marsala che sono venuti alla stessa partita si sono raccolti accanto alla famiglia, e quindi abbiamo dato per quello che potevamo dare, attenzione, perché c'era poco da dare, devi dare. Abbiamo dato il nostro sostegno a questa povera famiglia che purtroppo ha avuto questa grande disgrazia. Sicuramente diciamo, è stata una settimana che ha segnato sia i quartieri del capo sia quello di Partanna, perché comunque sia la famiglia del ragazzino era la mamma di Partanna e il papà del capo, comunque sono state una grossa partecipazione di pubblico, sì, come far vedere che il quartiere ancora fortunatamente nei paesi, in regioni come la nostra, il quartiere è qualcosa ancora di importante si diventa con tutti veramente una famiglia e ci si stringe poi attorno, soprattutto quando succedono queste cose, per stare vicino a delle persone che ne hanno bisogno. Infatti, quindi si è iniziati così, e quindi alla faccia, come diceva un amico nostro, Renato Maggio, alla facciazza di chi pensava che ci sarebbero stati morti, ferite, cose. C'è stata una cosa meravigliosa, addirittura degli ultra che sono venuti perché non potevano entrare, perché la capienza della Palmonball è piccola, quindi hanno dato soltanto 35 biglietti, ma caparbiamente i tifosi del Marsala sono venuti comunque. E c'è stata una cosa bella che sia la Palmonball ha chiesto al questore di poter far entrare anche chi era fuori, e quindi questo è un altro segnale di sport, è un segnale di quello che a noi piace che il calcio sia. Quindi al di là degli scherzi, che ora magari ritorneremo di nuovo a pigliarvi per il culo, perché sennò che ci siamo a fare noi, c'è chi parla seriamente di questo calcio, però a parte questo abbiamo veramente assistito a delle cose veramente belle. Poi siamo entrati finché ci hanno permesso di entrare, perché poi non è stato possibile. Quindi siamo entrati nello spogliatoio, abbiamo visto un Matteo Gerardi che si è stretto la mano con Corrado Mutolo. Che si è stretto la mano con Corrado Mutolo, buttando proprio buttando alle spalle, diciamo, tutti questi livori che venivano dalla partita. Come faceva ora Matteo? Ma dobbiamo lasciare andare a dire. Quindi chi si aspettava un mezzogiorno di fuoco ieri tra i due? Però Matteo non me lo devi fare, Matteo. Il prossimo campionato,
una sciata veloce con Corrado, perché sono andate che facciamo. E poi organizziamo una mangiata. Però ho visto, diciamo, un po' di sguardi che non si sono incrociati, con un altro personaggio della Parmonval. Vero, eh? Sì. Vero, eh? Sì, sì. Penna bianca, Bino Abisso. Esatto. Vai, senza fare né nome né cognome. Senza fare nome e cognome, allora, con Bino Abisso, secondo me c'è un antico... Sì. Un però antico diverbio ancora da sanare. Per non lasciare, diciamo, tutto allora, col dolce. Perché questo lo sai cos'è? È come le telenovelas che ci sono per ora. Perché quando sta per finire una telenovelas, ti lasciano quella cosa e dire... Secondo me questa cosa continua. Esatto. Questa cosa continua, e quindi dico, giustamente, dico, continueranno anche loro. E comunque invece, Salvo, te la faccio io ogni tanto una domanda a te. Mamma mia, che cosa vuoi sapere? Vero? Cosa vuoi sapere? Fai domande intime. Finalmente. Intanto vogliamo salutare Daniele, che è davanti a noi e ci sta tempestando di fotografie. Ma manco a matrimonio l'aveva tutte queste fotografie. Grande Daniele, grazie Daniele, è un grande, veramente. Ma poi che beard. Però devi smetterla, perché già con questo... Perché se no ricontempliamo il discorso dell'outing. Ah, io outing. non incominciare a... Quindi ti volevo dire... Dimmi. Siccome non capita spesso che stiamo... Sì, perché noi già ne abbiamo una volta alla settimana e poi è assai. Già, veramente. Quindi invece l'altro giorno abbiamo visto la partita, ieri. Assieme la partita... invece voglio un tuo parere su questa partita che hai visto. Piero, se vuoi sapere se io mi sono divertito, io ti dico, da un lato sì, c'è stata una cornice molto divertente, una partecipazione grandissima, perché non vedevo da tantissimo tempo, soprattutto, diciamo, nei campi di calcio dilettantistica, soprattutto a Palermo. Ho visto gente di Mondello! Esatto, gente di Mondello, che è uscita dal mare come la Sirenetta, sì, che si è venuta, cioè, a spiaggiare. A gridare, a saltare. E infatti, ho visto molto presenzialismo. Ho visto molto presenzialismo di gente che proprio nei confronti della società di Partanna Mondello Valdesi prima si beava nel criticarla. E questa è una cosa che onestamente mi ha fatto poco piacere. Va. Sì, perché giustamente poi per salire sul carro dei vincitori, guarda, il carro si va allargando, questo della Parma, e salgono anche persone che fino a poco tempo fa, tipo i cani. Tipo i cani. Ecco, come dei cani che inseguono, diciamo, la santuzza che esce dalla chiesa. Giustamente molti personaggi hanno fatto, diciamo... Sì, rientro. Acchiano pace con tutti i suoi figli. Infatti io poco fa, proprio 5 minuti fa, tu eri presente, ho ricevuto una telefonata, mi chiedevano, complimenti, un minuto, perché il carro adesso è bello grande, e quando è grande tanta gente sale sul carro, e quindi io preferisco scendere quando il carro è pieno, perché non mi piace i carri pieni, non mi piace, a me piacciono i carri piccolini e sinceri, quando sono pieni all'ultimo, quando c'è da raccogliere non mi piace più, e allora io preferisco scendere e ritornare dove c'è la sincerità e c'è il rispetto, c'è veramente... I valori. Ricordiamo che comunque sia questa società all'inizio della stagione, anche se c'erano state voci che forse neanche si doveva iscrivere. Perché ricordiamo tutto da dove viene questo successo. Voci che la squadra non era in grado di affrontare neanche mezzo campionato perché non aveva soldi. Voci di persone che dicevano che tutti i giocatori se ne sarebbero andati immediatamente a metà campionato dopo essere stati salvi. Voci di altre ancora persone che questi ragazzi non erano all'altezza, voci che dicevano che l'allenatore non era all'altezza, voci che dicevano che la dirigenza si sarebbero scornati tra di loro, e invece va a finire, che cosa succede? Che la Parma la prende e va a fare finale nazionale. Alla faccia di tutti quelli che hanno tutti quelli che hanno fatto presenzialismo ieri. Vai, bravi. Quindi, ma sono gli amici che vi tenete poi accanto. Attenzione. Poco fa dicevamo l'impressione che mi dà questa società, e mi pare che tu eri d'accordo, sì, assolutamente, a questa idea un po' fantasiosa. Ieri proprio avevo l'impressione di un'uscita de vara, quando esce la vara con la Madonnina, quindi sono tutti sotto a portarla, e per farsi vedere ci sono anch'io a portare la vara, e quindi tutti con le belle casacchine, Madonna, esatto, e tutti lì bravi a battere mano. E questa è una cosa che comunque ieri mi ha dato un po' fastidio, perché
la Palmoball, la Palmo, tutte le squadre comunque bisogna seguirle sempre nel bene e nel male. Certo, posso capire che magari all'inizio ci può essere qualcosina, però insomma, però parlare male e poi vedere gente che si strappa i capelli dalla gioia mi ha dato veramente fastidio. Quindi in questi casi, quando uno si suol dire si schifia, sì, è questo. Uno si fa piccolo piccolo e se ne va e si mette la parte. E questo, diciamo, è stato appunto questo, diciamo, è stato, diciamo, la parte negativa di tutta quella della situazione, perché poi comunque la grande cornice di pubblico è sempre, sì, da elogiare, sì. Poi i colori delle due squadre sono similari, quindi il bianco e l'azzurro, quindi voi non vuoi, c'era, era tutto un centro sportivo colorato di bianco e d'azzurro. Amici, amici di Marsala, quelli che non sono venuti, giustamente, sì, eravate fianco a fianco le due tifoserie, senza divisori, senza mura, senza niente, bellissimo. Questo è quello che... pensando che siamo uniti in un coro di compartecipazione, quindi di stima, insultando le mamme trapanesi. Le mamme trapanesi, c'è stata una comunione pure di intenti, sì, sotto, sì, questo, sì, punto, infatti, di vista. Infatti. Che infatti è stato, cioè, il momento forse di ilarità, vai, di ilarità maggiore. Certo, Piero... Cioè, non è che è stata una partita di quello. Oh, allora dobbiamo parlare di calcio? Un po', dai, mettiamo, allora, io pure, perché allora, alla fine abbiamo visto una partita. Allora, parliamo un attimino, due minuti di calcio, giusto per dire, va, parlano anche di calcio. Secondo me l'espulsione di Maltese comunque ha segnato un po' quello che è la gara e l'idea che aveva Sandri di questa partita. Espulsione sacrosanta, perché Serio stava andando a rete, era l'ultimo uomo e non poteva fare altro che l'arbitro non ha avuto dubbi, l'ha messo fuori e quindi ha lasciato la squadra in 10 per tutta la gara, per tutta la partita. Però dice, ma com'è che la Palmoball non ne ha approfittato? Perché secondo me la Palmoball, il Marsala era in 10, però non diciamo chi, per una questione di correttezza, la Palmoball era in 9. Che rimanga quindi, perché non c'è stato Allora diciamo che qualcuno ha sofferto la partita. Pre-gara con Edi Tamayo, ti ricordi quando l'abbiamo intervistato, io ho detto a Edi vedo delle facce diverse tra i ragazzi, vedo delle espressioni, diciamo, quantomeno, diciamo, che qui sento forse per la prima volta della stagione hanno incominciato a sentire realmente una partita, sì, perché sì, diventava una partita decisiva. Sì, sì, ma la partita si sente, però insomma, ragazzi, si sa che lo pallone si gioca a calcio, se no vai a fare ping pong, vai a giocare alle carte, tu vivi il calcio per giocare queste partite, non è che giochi a calcio e farti la partitella con gli amici, allora cambia, fai un'altra cosa. Ma perché? Non c'entra niente, no? Non c'entra niente. Non ha senso questa cosa, ma è proprio... Si droga! Ma è l'unico, si droga! Quindi la Palmoball ieri, a mio avviso, ha giocato la partita in 9 uomini. Non diciamo chi, ognuno si fa le sue, sta parlando con quello, fate voi, non mi interessa. Quindi il Marsala... Aspetta, facciamo tipo indovinare... No, io lasciamo fare a loro. Tipo indovina chi? Però. Lasciamo fare a loro. Quindi, niente, comunque bisogna dire che ha fatto un ottimo possesso palla, per quello che caratterizza il lavoro di Corrado Mutolo, che dobbiamo, non possiamo negarlo, è una squadra che comunque, anche se due o tre elementi magari sono un po', gioca a calcio. Però possiamo fare una domanda cattiva? Dimmi. Però che riguarda tutto il campionato, dove finiscono i meriti di Mutolo e dove iniziano i demeriti delle squadre che incontrano Corrado Mutolo? Allora, comunque sia, non possiamo negare che se c'è una persona che ha avuto magari un concetto chiaro di calcio è stato Corrado, però sicuramente ha fatto buon viso a cattivo gioco il fatto che i suoi colleghi, allora, non sto parlando di ieri, perché è difficile fare un quadro tattico. Stiamo parlando poi di due squadre che sono arrivate lì, un motivo ci deve però in generale il campionato, voglio dire, ma ci sono dei tuoi colleghi, no ormai per favore, no tuoi colleghi, io poi lo dico, cioè io dall'altra parte ti dico, cioè, ci sono dei tuoi colleghi, onestamente, quantomeno hanno delle idee confuse su quello che viene in campo. Allora, quantomeno confuse, per non essere offensivi, io dico che
Corrado non è... Dico, c'era qualche protagonista, era pure in tribuna di qualcuno di quelli che ha le idee confuse ieri. Allora, sicuramente Corrado non è... Corrado è per me è un ragazzo, è giusto che incomincia, ha incominciato bene, ha cominciato bene, sta facendo molto bene, sicuramente deve migliorare, perché guai se non fosse così. Carità, è giusto, quindi se noi consideriamo che Corrado deve migliorare, ma gli altri sono a male, perché io non posso pensare che Corrado... Perché ti faccio questa domanda? Siccome già ieri qualcuno incominciò a criticare e a rompere le scatole, perché qualcuno si aspettava il Real Madrid ieri, e io appunto dico questa cosa perché poi stando in tribuna, sempre con una serie di presenzialisti, sentivo già discorsi, ma come non il gioco di è giusto che facciamo questo approfondimento per tagliare qualche faccetta che magari ieri era seduta in tribuna. Ma guarda ieri io ti dico una cosa invece, ma anche gente che stava accanto a me, io sentivo parlare, mi ha dato veramente fastidio. Perché cane. Poi fra altre cose c'è, per me intelligentemente, quando la squadra loro era in 9 e la Palmonball numericamente erano 11, io ho visto, io ho assistito alla partita e ho detto stanno facendo bene, perché non avevano quella frenesia di andare a fare il gol, era una squadra tranquilla. Basta il pareggio, basta il Marsala, alla fine ha fatto un tiro in porta da 40 metri e basta. Io ho visto la tranquillità di una squadra che deve essere così, una grande squadra, e invece da fuori la follia. Da fuori c'era la follia. Ma poi gente che non ha mai giocato a pallone che parla. E quelli che hanno giocato a pallone ancora peggio. Ma anche gente che ha allenato. La follia. Esaurite. Cose proprio. Nervosissimi. Allora, il Marsala purtroppo il 9, ragazzi, non se l'è giocata, non ce la facevano più, perché i ragazzi hanno dato l'anima, i ragazzi del Marsala. Quindi non ce la facevano più. La pazzia, e volevano che il terzo, il quarto gol, mamma mia, invece i ragazzi, sia Corrado, tranquillo, i ragazzi l'hanno gestita bene, hanno giocato bene, hanno aspettato il momento giusto per mettere la palla dentro e l'hanno fatto, quindi hanno dimostrato anche qui una maturità, perché noi ricordiamo che abbiamo assistito a Mussomeli, Monreale Mussomeli, mamma mia. Era il 9, il Mussomeli ha vinto la partita. Appunto. Abbiamo visto il 9 Mussomeli che ha battuto il Monreale in Coppa Italia. Quindi lì molto saggiamente Corrado e i suoi ragazzi hanno gestito la partita in una maniera ti bastava il pareggio. E mi è piaciuto Bognanni, mi dispiace che all'ultimo ha subito quell'espulsione incredibile, da partita finita l'arbitro si è regalato questo orgasmo, perché la partita finita e getta fuori un ragazzo che è educatissimo, non ha fatto neanche fallo e lo ha buttato fuori. Aspetta, il giornale di Sicilia riporta per proteste. No, ma vabbè, anche il giornale di Sicilia, come si chiama? Non fumate, fa male, fa male. Le canne, bruciano le cellule cerebrali. Per quanto riguarda l'espulsione di Bonino, io dico Bonino, hai 50 anni, hai le foreste nello stomaco che crescono i palloni, vai così sul serio in quella maniera, era ovvio che facevi fallo. Sarebbe andato fuori quindi Boni, dai, questo tu da te non me lo aspettavo, però onestamente il gioco delle coppie appunto il gioco delle coppie. Io ho una domanda sul gioco delle coppie. Preso atto che la coppia centrale del Marsala ha avuto diversi momenti di svarione allucinanti, perché le occasioni migliori le hanno create facendo delle cavolate di quelle astronomiche dietro, soprattutto la coppia centrale. Invece ti posso dire che forse la forza di questa partita è stato il tris messo dietro da Mutolo, con Bennardo che alla fine non ha fatto una strepitosa partita, ma si è fatto il suo. Ivan ho visto in grande spolvero, anche qualche cavalcata con i vecchi tempi. E Cavaliere che si è fatto la sua partita. Ragazzino che è. Anche se comparato nel primo tempo l'ha messo in difficoltà, però Cavaliere alla fine ha tenuto e poi di testa le prendeva tutte. Parliamo di un 96, parliamo di un ragazzo di carattere che non tira mai la gamba indietro. Quindi, e aveva il cliente la difficoltà, perché comparato nel primo tempo ha avuto 2-3 discese che ha messo in difficoltà. E la forza del Marsala è proprio la fascia sinistra, perché ci ha campato di rendita il Marsala su quella fascia. Quindi è bravo Cavaliere. Io voglio fare una domanda. Una cosa che veramente ieri volevo dire anche a Sandri,
Ma perché questo atteggiamento di presentarsi con un'unica punta e secondo questo atteggiamento dell'aspettare, diciamo, non attaccare e aggredire subito la Parmonval? Cioè io invece avrei... E vabbè, certo, mica... alla fine il risultato di 15-11 che uno se ne frega e quindi tipo ne gode. Però io mi aspettavo un Marsala diverso, un Marsala più veemente. Cavolo, devi cercare di fare qualche Angelo, cosa in più. Angelo ancora pensa a quelle ripartenze subite, perché è un anno che subisce ripartenze dalla Parma, ma allora ha detto aspetta, io cerco di aspettare, però insomma la partita doveva farla il Marsala e quindi è stata una scelta un po'. Però dobbiamo vedere. Allora gira al contrario però in questo caso. Dobbiamo vedere se non fosse stato espulso Maltese la partita che piega per però con però, non ci facciamo. Cioè, a me quello che mi ha dato fastidio poi alcun atteggiamento di alcuni giocatori che non mi sono sembrati proprio a fare la partita della vita a parte del Marsala. Sì, però dai, fino all'ultimo alleno. Vabbè, sì, lui ho visto che poi c'era anche Bellella, però lì. Sono tutti i cambi, non mi hanno fatto impazzire, nel senso di quelli che sono entrati non hanno dato nulla in campo. Non hanno dato nulla. Io lo dico perché è quello che. Cioè, è visibile. Chi c'era al campo l'ha visto. Dimmi una cosa, è come il cammino della Parma. Perché allora, se fosse andato avanti il Marsala, io avevo detto che il Marsala poteva arrivare fino alla fine. La Parma, questa Parmonval. Ora abbiamo visto che comunque giocherà la prima partita fuori casa, quindi questo è un grande vantaggio per i nostri colori. Però sai, questa squadra mi lascia sempre come... Perché adesso andando avanti, perché già comunque hanno raggiunto un traguardo, nessuno si poteva aspettare tanto, solo io. E poi gli altri si sono accodati. Intanto, certo, andare fuori e barcare le soglie diciamo, dell'isola già sarà un traguardo. Che ci sono i navichini d'arancina, perché... c'è la Caronte, che ho messo la carne che hanno riso. Cioè, ma che va il riso? No, sono le arancine che dobbiamo fare. C'è l'avvocato Cassone che parla di arancine. 8 mesi infatti, e la Caronte in mese che carica hanno ricevuto. E poi una cosa, ieri c'era uno accanto a me che ci diceva vai a letto Alexis, ma perché parli in italiano, dice lo parli in italiano, va cui cate no vai a letto, nel senso che voleva fare lo voleva incitare. Intanto allora dico a quelli che hanno criticato ieri la prestazione di Bognanni che l'invito a riguardarsi diciamo, qualche partita di pallone. Io ripeto, non è Pirlo, ma il gioco di Bognanni è un altro. Ieri è stato indispensabile grande per Simone, casa, sei stato portare a casa questa partita. Quindi certi soloni che fate i soloni al campo, insomma, riflettete un poco su quello che si vede, perché mi sa che siete un po' rincoglioniti. Rincoglioniti che si può dire? Esce nel coca polare. E allora impazziti. Allora, che andiamo, che facciamo? Che ti stavo dicendo poi un'altra cosa che ti stavo dicendo, ma che ti volevo dire? Ma che mi vuoi dire? Ce la può fare. No, allora, noi no, intanto non sappiamo che cosa. Cioè, se noi parliamo del Marsala, uno può fare un tempo, conosciamo le squadre, possiamo dire sì, no, forse, ma non sappiamo chi va a incontrare, perché ancora non. Cioè, non vabbè, si sa. Ancora... quindi non sappiamo ancora chi va a incontrare. Io dico che come caratteristiche la Parmonval ha questa cosa che in casa è veramente forte e può giocarsela con tutti. Quando va fuori sì, è inutile tu metti questa cosa. Non c'è mai il piatto. Manca il piattello e regia. Non c'è mai il piatto. O mette col piattello o non lo mette proprio. Certo, sicuramente... però il vantaggio di giocare in casa è il ritorno. Ecco, quello sì, quella è una quindi, cosa. Diciamo, uno può anche andare fuori e non prendere un'imbarcata di gol. Ecco, già è importante. Se già... riesce a limitare il danno fuori casa, dentro se la gioca con chiunque la Parma, ma con chiunque. Quindi. Spostiamo invece l'attenzione. Prima di andare al Monreale, ti volevo fare una domanda. Monreale Dattilo, volevo fare una domanda su quello che. Cioè, ieri è stato uno spot per il calcio siciliano e comunque sì, una partita così importante. Non ci sono state tensioni, non c'è stato niente. È stata una bella partita corretta. Anche i giocatori in campo alla fine sono abbracciati. E fuori alla fine è stata un'accoglienza perfetta. Bello veramente. Si è socializzato tantissimo. Dico, non dico noi perché ormai siamo tipo stars internazionali. Ma dico.
questo non fa il paio con quello che succede nelle zone civili d'Italia, nelle zone civili d'Italia, dove è successo per la finale di Coppa Italia, giusto fare proprio un inciso, è successo l'ennesima situazione scabrosa all'Olimpico, perché l'Olimpico poi è teatro sempre come il Colosseo di queste sceneggiate del falso. Te la posso dire una cosa, Salvo? Io intanto ho avuto modo anche di scriverlo nella mia pagina, e a me dà fastidio, perché vedi tutti i media adesso parlano di questo Jenny La Carogna, ci fanno pure il film, e Johnny Secchino, Jenny La Carogna, e poi vedi pure il nome, proprio sembra La proprio Carogna. La Carogna. No, no, così, un animale per famiglia. Questa cosa tutti i telegiornali fanno vedere, ecco, questa cacata. Sì, ma io la cosa che ho scritto e che comunque notavo, guardavo, perché a me piace guardare dietro quelle cose, cioè, io guardavo 100.000 persone composti, messi lì ad aspettare che i signori si decidessero a iniziare la partita in una maniera composta. E c'erano bambini, c'erano delle famiglie messe là e aspettare che i signori si decidessero. Sì, potevi iniziare a giocare. Ma stanno con me, non c'era sul sciomoneto, perché è un sciomoneto che so, come sta a diventare contachinte a fare il teatro, non ci sballe, quei quattro coglioni dei poliziotti fare lì a fare un cazzo, perché poi sono poi camminiamo noi con la macchina e ci fermano e c'è una paletta e facciamo i fenomeni. Ecco. E quando devono essere efficienti e non fare il fenomeno a un cretino, perché quello è un cretino, diventò l'eroe dei due mondi. Perché era l'eroe dei due mondi. Ma poi dico, là, era Garibaldi, ti fermi tutto, silenzio. Parlo io, ma ci vuole veramente di buttarlo nel gabinetto a lui. E il signor Abete, il padrone del calcio, messo là a fare la figura di Renondo. Abete di là a fare l'abete. Oh, sono abete. Quindi, cioè, il padrone del calcio a non essere padrone di niente. Questo significa che cosa è il nostro calcio. Poi lasciamo perdere dei quattro popedde, dei politici che erano lì tutti a fare i buffoni. Altro presenzialismo, perché presenzialismo. Poi il presenzialismo va dalla Coppa Italia fino ai nostri quartieri. Tutti lì a non fare niente, a non fare nulla, e comandava che... Un cretino. E sai che non sentivo il mio telefono. È vero. Questo è meraviglioso. È un effetto speciale. Comunque, è meraviglioso. Teniamolo ancora un po' come effetto speciale. E la cosa comunque sia peggiore è che tutto questo, cioè in Italia non si riesce mai a mettere un freno. Però se Daniele viene qua e se lo prende, il telefono sarebbe una cosa buona. Dai, che Daniele viene o Anna e si piglia via questo. No, allora però devi rispondere. Se il tuo telefono devi rispondere. Non suona più. Hai visto? Ma allora non suona più. Però non perché suona se più, il tuo telefono dove vi rispondi? Là, si porta pure il giubbotto. Là. Allora, bello, passa sotto, vai tranquillo, passa sotto. Che figura allora, di gabinetto. Ma siamo in famiglia. Il giubbotto è bianco, comunque. Se vedete Daniele, è messo ciccio sempre un serpente. Grande Daniele. Dai. Comunque, complimenti all'ennesima figura di gabinetto, di gabinetto fatta dalla nostra bella federazione. Ma perché la cosa bella è che poi della partita, cioè io che magari non riesci più a vedere neanche gli highlights dei gol, ti fanno vedere sempre queste scene allora, del calcio, il calcio non esiste. Io mi sono imposto a godermi la partita e poi l'altra cosa che continuano ancora oggi a parlare di Johnny La Carogna. Jenny La Carogna in arte, che poi si è Gennaro De Tommaso. Aspetta, questo è nominato pure da Misto, che è un pentito, dice che lui fa parte del clan di questi che gestiscono una serie di situazioni abbastanza paradossali. A questi Dasponiente, no, giusto? Ma sta scherzando. A questi Dasponiente, queste tessere del tifoso. A Sandi, ci hanno dato 4 anni di Daspo. Esatto. Però se io devo andare allo stadio a vermi una partita, se non c'è la tessera del tifoso non entro. Ma come mai questo fatto? Che cosa devo fare? Ecco perché poi noi siamo veramente l'Italia, è il paese delle banane, anche in queste cose qua. Anche in queste cose qua. È una schifezza. Passiamo avanti, andiamo a vedere il sogno del Monreale che sfuma, perché mi dispiace,
i Cannolo Brothers riescono... Tanto complimenti, complimenti a, al Dattilo. Al Dattilo, perché... vabbè, ma ancora c'è una partita da giocare. Ancora? Vabbè, complimenti temporanei. Però voglio fare veramente... Noi abbiamo scherzato... Intanto ciao Renzo Parisi e ciao a Davide Parisi, che comunque loro, avendo loro in squadra, è sempre, sempre un tantino, un punticino in più. Quindi da quando è andato Renzo ha dato professionalità a questa squadra, ha dato un certo carisma e quindi hanno raggiunto fino adesso, mi auguro che possano continuare, un traguardo veramente serio. Importante, sì. Però secondo me l'avversario che vanno a incontrare è adesso, che è lo Sporting Taormina, non mi sbaglio. Sporting Taormina, secondo me, boh, c'ha qualcosa in più in questo momento. Ma sai cos'è? Tu sai bene che giochi ancora e quindi quando tu cominci e quindi prendi una scia positiva, difficilmente la perdi, mentre il Taormina comunque ha perso lo spareggio e quindi un po', abbiamo visto noi con l'Alcamo come in un momento di depressione. Quindi ci sono delle regole. Il calcio è strano, il calcio ha queste cose che ti gioca questi scherzi che non riesci a spiegarti, cioè anche se alle stelle una squadra che gioca ti ritrovi che ti spariscono i protagonisti da sotto il naso. Quindi potrebbe anche essere che il Dattilo, sulla scia dell'entusiasmo, possa portare avanti e continuare e ritrovarli in eccellenza. Perché no, se cannola nella mammanciana del Renzo. e quindi, dai. Certo, chiunque... Allora, però dobbiamo dire una cosa. Ecco qua. No woman, no cry. Ma i cannoli con l'arte cotta, non i cannoli. I cannoni, però se c'è qualcuno come Nuovo Moma, non crede, qualcuno che invece adesso piange, è sicuramente la speranza di tutta Monreale di riportare, diciamo, e soprattutto anche nostra, di riportare un'altra, diciamo, palermitana, perché soprattutto nel calcio che più conta, perché quest'anno la promozione veramente ha contato veramente poco. Però devo dire, intanto adesso che è finita, devo fare i complimenti a tutto un gruppo che comunque è rimasto unito fino alla fine con le difficoltà che ci sono state, quindi comunque fino all'ultimo questo gruppo è rimasto unito e fino agli allenamenti, perché noi abbiamo scherzato un po', però io parlavo con Sergio, dicevo, guarda che noi siamo sempre tutti all'allenamento, ci alleniamo, al contrario, che si dica, noi siamo lì e quindi veramente è un gruppo di che, amici. Però che futuro c'ha questa squadra? Ma il futuro bisogna vedere. Intanto il futuro del Monreale secondo me sta nei giovani, perché Dominica crede molto nei giovani è portato per, giustamente, perché insomma, il futuro è quello. Anche a livello di business, non è che siamo qua. Quindi più giovani hai e meno spendi, e quindi il futuro è questo. Ma anche nei giovani allenatori? Perché in questo caso... Ma allora, io secondo me invece... In questo caso Sergio deve, per pur forza, non è che dobbiamo metterlo sotto esame, però quantomeno... Però dico, allora, dal punto di vista della gestione del gruppo dobbiamo dare 10 a Sergio. Il fatto che ha avuto un gruppo troppo amico purtroppo non gli ha permesso di lavorare in una certa maniera. Quindi questo mancato, secondo me, vedi, alle volte i mali non vengono per noi, perché se il Monreale fosse andato in eccellenza, con chi sarebbe andato in eccellenza? Con questa squadra che può fare l'eccellenza, può fare tranquillamente, ma ci vogliono i sordini. Ah, certo. Quindi, allora... Ritorniamo, riavvolgiamo il nastro, riguardiamo, abbiamo fatto un anno di esperienza, Sergio un anno di esperienza in panchina, Dominica che adesso ha collaborato un po' meglio rispetto agli anni passati, quindi ha gente più adatta accanto, al suo fianco, e quindi possono fare un progetto giovane, a cominciare anche dal torneo del Mondello Cup, che l'anno scorso è stato vinto proprio dal Monreale, e quindi lavorare su questo. Per quanto riguarda, torniamo un attimino alla partita di... Certo, torniamo alla partita. Allora, l'espulsione di Levantina al 53esimo, che ha fatto per un bel gol, è stato sicuramente... Gol.
la discriminante della partita, perché poi successivamente c'è stato tipo il ritorno del Dattilo, sì, anche se poi Dell'Orzo, diciamo, anche lui una perla. Ha fatto un gol eccezionale. Vederci Monreale, perché questo ci vediamo con un gelato Seggio in cattedrale. È andata, Seggio, dai, dai. No, vabbè, mi dispiace tantissimo, vabbè, però, vabbè, mi dispiace tantissimo per tutti gli amici. Certo, abbiamo detto l'espulsione che è stata una discriminante, poi c'è stato, abbiamo detto, il gol di Dell'Orzo che ha illuso, però... Come, Piero, a me rimane sempre, sempre, sempre il pensiero che poi che non onestamente... C'è gente che poteva dare di più. Sì, sì, sicuramente, però insomma non possiamo sempre... Cioè, allora, la colpa quando c'è qualcosa da là, bisogna andarla. No, colpa da tutti. Tutto l'ambiente. Infatti c'è gente, non è che tutto sono i giocatori, nel senso in generale tutti potevano dare di più. La nostra è una delusione perché ci aspettavamo questo colpo di coda all'ultimo di questi grandi... Io ormai ci credevo, Di questa grande squadra e di questi grandi ragazzi. Ma sono ragazzi che ho affrontato, lo so che valore hanno anche in campo. Quindi ci aspettavamo questo colpo di coda, non c'è stato, pazienza. Pazienza, e quindi ne piangiamo le conseguenze. Poi il Dattilo, adesso facciamo un bocca al lupo al Dattilo, che adesso incontrerà lo Sporting Taormina, come abbiamo detto poc'anzi, una partita durissima, perché sarà una partita durissima. Eh sì, perché il Taormina comunque ha fatto vedere che comunque... Oh, ha praticamente dominato il campionato insieme alla Castelbuono. Ha dominato un campionato composto da quattro squadre. Sì, appunto. Ma forse tre. Quindi. Ma forse due. Ora vediamo. Insomma, questo confronto tipo serve, la Liga, insomma. Questo confronto serve per capire la validità del girone B di questa promozione, così poi si passa all'epilogo. Noi non credo che, io penso che come trasmissione, non credo che... vediamo se continueremo. Vediamo se ci saranno, diciamo, spunti per portare, per poter stare assieme. E quindi portare avanti, diciamo, la stagione. Comunque sì, quindi in ogni caso ci organizzeremo. Comunque è stato bello, dai. È stato bello, dai. E abbiamo trascorso veramente questi mesi che possiamo fare un film. Forse un giorno lo faremo, questo film. Un film da una fotocamera con le batterie, le pile, a una trasmissione. E vi dobbiamo abbiamo avuto anche delle belle... Si può dare di più! Il sangue. Adesso abbiamo questo Mondello Cup, è un torneo estivo che si svolgerà esclusivamente tutto a Mondello, durerà un mese, e quindi noi lasciamo che il calcio continui. Lui però, il regista. Tu disse che gli sali di mano, il regista. No, comunque, Ti ringraziamo, diciamo, veramente Salvo Balistreri quello che ha fatto. Salvo Balistreri con noi e come ci ha tenuto compagnia. Bravo. Sempre, perché ogni volta ringraziamo sempre Anna. Salvo Balistreri, perché me lo sono scritto qua. Ringraziare Salvo Balistreri, perché sennò non ci fa uscire neanche dalla porta. Addirittura le pistole. No, non ci faceva. Quindi grazie ad Anna, grazie a Roberto e grazie al presidente. Conclusiva. E quindi dai. E vedremo come tenerci impegnati e tenervi impegnati. Stiamo preparando delle cose veramente importanti anche per il prossimo anno, cose proprio paurose. Soprattutto, diciamo, per il prossimo anno ci sarà un campionato scoppiettante. Se facciamo anche special, vediamo, non è detto che non ci rivediamo. Comunque nella nostra pagina di Gatto verrete aggiornati perennemente su tutto quello che facciamo. Tanto non ci vede nessuno in quella pagina, quindi se rompi un telefono. Soltanto tipo questi 15.000 personaggi ogni tanto passano, ma che cazzo fanno? Io avevo clic, che cazzo. Grazie a tutti, siete veramente mitici, meravigliosi. Mitici, quindi. E se noi siamo qui, appunto, diciamo, a fare gli scemi. Un petit timore, noi siamo anche siamo ricchi. Petit, però. Poveri, pazzi, ma felici. Felice, perché felice. Questo è stato un anno per noi fantastico. Lascia l'applauso. Lo togliere. È stato un anno per noi fantastico e lo è stato soprattutto perché voi ci ringraziate continuamente, ci tenete compagnia e ci volete così tanto bene che ci fate soltanto emozionare. Quindi, ma come tutte le cose, cioè, al momento, diciamo, mettiamo un punto e virgola, perché il punto, no? Mettiamo un punto e virgola e vediamo quello che accade, diciamo, da qui
alle settimane che vengono. Comunque rimanete sempre aggiornati sulla nostra pagina Facebook, l'Icola di Gatto e Sorci, il Calcio di Sicilia, che è il profilo, diciamo, che è contenitore di tutti, diciamo, i risultati e gli avvenimenti calcistici. È il grande canale 8, canale 611 del digitale terrestre. Del digitale terrestre, veramente, quindi chi ci sta vedendo dal web, ricordatevi che in televisione 611 ci vedete meglio. E infatti, quindi ringraziamo Canale 8, il canale delle passioni, e un saluto come sempre conclusivo a mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Ciao ragazzi, ciao. Siete mitici, ci ciao. Vediamo.